Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione di questo progetto dell'azienda Alidoro. Ci troviamo qui per il quinto anno, abbiamo cambiato un po' location per piccoli problemi che abbiamo vissuto in questi ultimi giorni, però vedo che anche qui la gente è venuta in massa come sempre e questo ci fa davvero tanto tanto piacere. Prosegue il progetto dell'Alidoro, un progetto di solidarietà molto importante. Vanni Giosia vuol dare i numeri però, perché? Sì, è il momento di dare i numeri, perché i numeri hanno un significato, nel nostro caso 4, 3, 40, 41, 4.000, 40.000 e ancora 4. Andiamo rapidamente. 4 perché sono le edizioni già che abbiamo fatto, 3 sono gli autori delle copertine. 40 sono i racconti che siamo riusciti ad assemblare, 41 gli scrittori perché una volta abbiamo avuto un racconto a quattro mani, 4.000 sono circa i volumi che sono stati distribuiti, 40.000 sono le risorse finanziarie che abbiamo raccolto e investito in attrezzature sanitarie. L'ultimo 4 è quello che ci rende più orgogliosi di tutti, perché è il 4 che indica i mesi che noi impieghiamo da oggi, dalla presentazione del progetto, a quando poi il progetto sarà realizzato. Siamo alla quinta, come Beethoven. No, scherzo, ovviamente non è Beethoven. Scherzo per mitigare l'emozione, perché ci siamo resi conto che abbiamo acquisito consapevolezza che in tutti questi anni la nostra iniziativa si è modificata sostanzialmente e si è arricchita di valori e significati diversi. Nella leggerezza dei racconti, nelle pagine del libro si nascondono quei principi e quei valori che sono proprio della nostra cultura, quale il senso di responsabilità, la disciplina, l'impegno quotidiano nella professione, l'impegno nel sociale, l'amore per il premio, l'amore per il nostro territorio, per Teramo. E il premio finale di tutto questo sta nei sorrisi e negli sguardi dei fruitori del nostro progetto. Consentimi un'ultima considerazione: il poter dare senza dover chiedere nulla in cambio è un privilegio che ci attribuisce, di cui siamo consapevoli, frutto del rapporto con la nostra famiglia e frutto del rapporto con tutti quelli che collaborano con noi in questa iniziativa. E per la quinta volta io ho questo onore di rappresentare un po' il progetto, che ha una storia, che ha un'idealità, che è quella della famiglia di Giosia, riconfermata, quindi pensate che responsabilità ci affidano nella realizzazione del progetto, e nell'idealità c'è la possibilità di incontrare quello che è un bisogno che noi nel quotidiano viviamo, quello cioè di essere adeguati nell'incontro con le persone che hanno bisogno di noi, adeguati da un punto di vista di competenza, da un punto di vista di strutturazione degli ambienti, di utilizzo corretto degli strumenti. Questo ci chiede il compito che dobbiamo svolgere, le prestazioni che dobbiamo erogare, le prese in carico che dobbiamo guidare, ma questo significa anche essere tanto, 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 tanto sempre pronti ad accettare le nuove sfide e tutto quello che la scienza, grazie al cielo, ci porta di nuovo. E quindi essere sempre attenti non è facile, essere sempre pronti non è facile. La Fondazione ANFAS ha accolto con grande gratitudine fin dall'inizio la volontà della famiglia di Giosia quest'anno di impegnarsi per l'autismo, perché l'autismo è una parte del nostro lavoro che ci sta impegnando particolarmente negli ultimi anni, e ci sta impegnando perché abbiamo avuto delle idee, perché abbiamo avuto la possibilità di realizzarle, perché con un progetto obiettivo abbiamo osato un po' di più, siamo andati oltre, è diventato un progetto aziendale. Ma questo da dove viene? Dall'esperienza maturata prima, dalle rughe che non a caso ci stanno e dalla volontà comunque di continuare a credere che
anche nell'autismo siano possibili delle strade. E questa è la storia degli ultimi anni della cultura scientifica. Finalmente abbiamo maggiori chiarezze, finalmente sappiamo che cosa si può fare. Anche quest'anno, per il quinto anno consecutivo, il progetto è stato studiato insieme all'ANFAS. Quest'anno è stato un anno importante perché noi abbiamo festeggiato i 70 anni di attività e ci è sembrato giusto dedicare un pensiero particolare ai nostri più entusiasti sostenitori, i bambini. Oltretutto, siccome il progetto, come ogni anno, trova il suo compimento nel mese di aprile, che ormai è il mese dell'autismo, è stato semplice fare 2 più 2, quindi unire i bambini all'autismo, e quindi è stato pensato un progetto incentrato appunto sui bambini affetti dai disturbi dello spettro autistico. Il progetto di quest'anno si chiama Comunichiamo e con la vendita del libro sarà possibile comprare software e tablet di nuovissima generazione, quindi veramente i più innovativi che ci sono sul mercato, che aiuteranno i bambini a comunicare in maniera verbale o non verbale con i familiari tramite il lavoro degli operatori. Non ci scordiamo che negli anni passati sono stati già realizzati una palestra, sono stati acquistati dei computer per i disturbi del linguaggio, sono state acquistate 3 lavagne LIM e l'anno scorso attrezzi per attività motoria di gruppo. Eccoci, un'idea nata e pensata proprio per i bambini, non a caso la dedica è ai piccoli, ma nel senso più ampio del termine, ai piccoli di età, ma anche ai piccoli adulti che sono rimasti ancora un po' bambini, perché ognuno di noi in realtà è ancora un po' piccolo. La fantascienza perché? Perché in realtà negli ultimi 2 anni tra i bambini proprio si è sviluppato questo amore, questa passione per la fantascienza, nata prima con il genere cinematografico degli Avengers, quindi la Marvel, dei vari Iron Man, Hulk, Capitan America e Thor, e poi proprio l'anno scorso, se non erro proprio in questo periodo, ero uscito un episodio della saga di Star Wars, quindi era impossibile non stare al passo coi tempi, con loro, dalla spada che si illumina di Luke Skywalker alla maschera di Darth Vader, a Chewbacca, fino alla navicella spaziale di Han Solo, che se non ricordo male si chiama Millennium Falcon. E il titolo però non poteva non essere un omaggio a quello che è stato 2001, Odissea nello spazio, di Kubrick del lontano 86, pensato insieme agli editori Paolo Ruggero e Paola Vagnozzi della Duende, che intanto ringrazio. E da lì è nato tutto questo percorso, grazie alla collaborazione dei 10 autori che, come ogni anno, sempre diversi, ci hanno voluto donare il proprio racconto, e quindi intanto li ringrazio uno per uno, da Giovanni Agnoloni, Michele Toniolo, Luca Maggitti, Antonio Tricomi, Alessandro Diemidio, Rino Orsatti, Valeria Bellagamba, Gabriella Santini, Marino Magliani e Tiziana Bronzato. Ultimo non per ultimo vorrei citare una frase del film di Blade Runner, che forse in questo periodo storico è adatta, quando Roy parla con l'attore Harrison Ford e gli dice: ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginarvi. Grazie, grazie per essere stati qui con noi e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie, buonasera, buonasera. Grazie, arrivederci.